Nuova questura e più agenti, la SILP CGIL guarda con favore l'incontro romano dei giorni scorsi tra il sindaco di Rimini Andrea Agnelli e il ministro dell'interno Marco Minniti, teso alla soluzione dell'annosa questione del trasferimento nello stabile di via Ugo Bassi, pronto fisicamente da oltre 10 anni, ma mai operativa a causa di un contenzioso tra Stato e privato realizzatore. Oltre a questo, sul piatto anche il tema più volte sollevato del passaggio di categoria della questura riminese, un innalzamento dalla fascia C alla fascia B che porterebbe ad avere incrementi strutturali e permanenti di mezzi di organico per la polizia, elemento decisivo per una realtà particolare come l'area riminese, 340.000 residenti, ma oltre 25 milioni di presenze turistiche all'anno tra pernottamenti ed escursionisti, oltre 1.000 eventi, per cui l'attuale classificazione risulta inadeguata alle caratteristiche e alle specificità del territorio. La segreteria SILP CGIL di Rimini spiega in una nota, apprende con estrema soddisfazione del favorevole esito dell'incontro tra il sindaco Agnelli e il ministro Minniti, incontro in cui evidenziate le numerose problematiche sulla questione sicurezza della nostra città e l'anomala situazione lavorativa dei poliziotti riminesi, si è voluto finalmente impegnarsi a mettere mano all'annosa vicenda della questura e alla contestuale riclassificazione dalla fascia C alla B della stessa. Da tempo, come organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori della Polizia di Stato e attenta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza, ci siamo mossi in tal senso con incontri e lettere ai politici, tutti volti alla risoluzione di una situazione divenuta ormai insostenibile, impegnati da sempre nel promuovere iniziative per sensibilizzare la politica locale e nazionale, non ultima la battaglia contro la chiusura del presidio di Polizia Postale riminese. Vigileremo affinché i buoni propositi si tramutino in efficaci azioni, auspicando, dice ancora il sindacato, un lieto fine da troppo tempo atteso da tutti.